No, buongiorno, buongiorno, e ancora? L'amore non è eterno. Devi dire buongiorno. Questa è la seconda puntata dell'amore non è eterno. Bravo, perché oggi si vede in forma. Molto allora, in forma. Conduce. Conduci te, perché sei te il conduttore. No, conduce chi? Come mi chiamo, conduco te? DNA. DNA. Solo se reale. Solo se reale. E di fianco a me c'ho il gatto, Peppino il trombino. Comunque. E io c'ho la volpe qui accanto. Va bene, Peppino, ti vedo in forma. Ti hanno messo tu sotto ad innamorare. Tu vuoi dire innamorato? Perché io mi sento innamorato oggi. Ti hai trovato la mano? No, mi sono trovato la moglie. Ma quella ce l'avevi, quella povera beatina che mi sopportava. Comunque oggi abbiamo la ragazza di ieri, che non è riuscita a esprimersi. Allora, vediamo la presa, sei brava a cantare. Grazie. Presenta tu questa ragazza ieri, cosa ci ha detto questa ragazza? Ha parlato della... del ragazzo. E oggi la le facciamo oggi le facciamo parlare ancora. E presentala tu, dai, fai una bella presentazione. Direttamente da? Direttamente da? Pietranicola. Da Pietranicola. Da qua, per amore, la coiuna. Vieni cara, vieni. Buona, buongiorno. Vieni vicino a noi, mezza due maschioni. Hai dormito nell'albero di Milano? Come ti hanno trattato? Bene, bene. Bene. Oh, vai, Peppi. Oh, vita, vita mia, vuoi dove ti sto cuore, si è stato un primo amore. Oh, luce, come? Ma vai, sei bravo, sei bravo. Comunque, Peppi, raccontaci un po' della tua storia, dai. Dai, racconti un po'... Tu cosa vuoi far sapere al pubblico? Dai, che qui abbiamo altri ospiti. Dai, racconti. Niente, consiglio alle ragazze di stare molto attente a certi tipi di ragazzi. Ma sto ragazzo com'è? Dove sei che ti ha colpito di questo ragazzo? Era carino, simpatico... E si abbassa tutto lo sforzo. Si abbassa. Non è una cosa che si abbassa. Peppi, e tu cosa gli consigli a questi ragazzi? Di stare molto attento. Attento? Tu uomo? Di stare molto attenta. Tu hai detto attento. Non vorrei che ci hai degli attivi. Vabbè, io non l'ho guardata nulla. Tu vuoi spogliare in diretta? Tu vuoi spogliare in diretta? No. Allora, cosa vuoi da chiedere qua? Sono già due puntate questa qua. Cosa vuoi che diciamo noi? Di dare consigli seri alle ragazze. Ma tu dove venire? Da Pietranicola dove sei venuto? Dove sei venuto? Pietranicola. Poi dici che dobbiamo andare... Allora, noi, giuro, questo ragazzo, poi dopo si lascia il nome e cognome, lo contatteremo. E lo faremo qua, lo faremo venire qua a dire se tu hai detto la verità, no? Noi siamo giù. Vabbè, Peppi, dimmi qualcosa. Ma che roba, ma che roba. Peppi, vuoi baciare lei? Anche io, baciamo. Guarda, un bacino sai che lui le dà, perché uno, per i bacini, non conosce qualcuno. Peppi, detto questo, facciamo tutti i saluti. Signore, signore, vi auguriamo. Ma possibile che ogni giorno deve dire signore, signore? E se ci stanno i bambini? Vabbè, i bambini non è che ci guardano. Te lo dici tu, sì, tu fai ridere. Tu ci guardano anche i bambini. Tu fai veramente ridere, tu te l'hanno detto. Allora, da Peppino e Trombino. Da Elena. Da DNA, solo Serie A, buona giornata. Buona giornata a tutti.